Ok, tieni traccia dei tuoi punti e controlla i risultati alla fine del test. In che mese sei nato? A. Aprile, agosto, dicembre. B. Marzo, luglio, novembre. C. Maggio, settembre, gennaio. D. Febbraio, ottobre, giugno. La A vale 20 punti, la B vale 10 punti, se hai scelto la C segna 30 punti e la D ti dà 40 punti. In quale gruppo cade il tuo compleanno? A. 1-8, B. 9-16, C. 17-24, D. 25-31. Se sei nella A, segna 20 punti, la B vale 40 punti, la C ti dà 10 punti e la D 30 punti. Sai a che ora sei nato? A. Tra mezzanotte e le 9. B. 9:16. C. 18 mezzanotte. D. Non ne ho idea. I nati di notte si prendono 40 punti. Se sei nato tra le 9 e le 18, segna 10 punti. I nati tra le 18 e mezzanotte ottengono 20 punti. Se non conosci l'ora in cui sei nato, prendi comunque 30 punti. Quale tipo di clima preferisci? A. Caldo e soleggiato. Scelgo l'estate al 100%. B. Una giornata di pioggia. Amo andare in giro con l'ombrello. C. Inverno, con il freddo e la neve. Una tazza di cioccolata calda e una coperta rendono tutto migliore. D. Temporali e fulmini, un leggero terremoto o un tornado. Amo tutto ciò che è estremo. L'opzione A ti dà 10 punti. Per la B aggiungi 30 punti. La C vale 20 punti e la D 40 punti. È tempo di cambiare. Quale motivo sceglieresti per le pareti della tua stanza? A. Cerchi. Mi piace l'idea dell'infinito. B. Quadrati. Mi piace tenere le cose ben organizzate. C. Alcune foglie o dei fiori. Questa è la mia idea di armonia. D. Un mix pazzesco di colori e fantasie. Per i cerchi prendi 20 punti. I quadrati ti danno 30 punti. Se hai scelto le foglie, aggiungi 10 punti al tuo punteggio. I colori vivaci ti danno 40 punti. Ora, scegli un'opera d'arte da mettere sulla parete appena dipinta. A. Sarà un poster con una citazione significativa. B. Dipingerò io qualcosa, magari un bel paesaggio. C. Farò dipingere il mio ritratto. D. Credo che sceglierò un pezzo di carta bianco. Se hai scelto l'opzione A, aggiungi 10 punti. L'opzione B ti dà 30 punti. L'opzione C vale 20 punti. E la D 40 punti. Congratulazioni! Hai appena vinto 1.000.000 di euro. Cosa compri? A. Investirò in una casa o comprerò delle azioni. I soldi devono fruttare. B. Comprerò dei regali per tutta la mia famiglia e gli amici. C. Farò un viaggio intorno al mondo. È il mio sogno. D. Darei questi soldi in beneficenza. Niente mi rende più felice che aiutare gli altri. Tutti gli azionisti ottengono 30 punti. Chi va a fare acquisti riceve 10 punti. Se stai pianificando un viaggio intorno al mondo, premiati con 40 punti. Chi ha intenzione di donare in beneficenza ottiene 20 punti. Un famoso regista decide di girare un film basato sulla tua vita. Come lo chiameresti? A. La quiete. B. Migliore non si può. C. Il positivo della vita. D. Ma stai scherzando? Se hai scelto la A, prendi 40 punti. Se hai optato per l'opzione B, segna 20 punti. L'opzione C vale 10 punti e la D 30 punti.
Quando devi prendere una decisione importantissima, ascolti la tua testa o il tuo cuore? A. La mia testa, ovviamente. Le emozioni possono portarti nella direzione sbagliata. B. Il mio cuore. Non mi ha mai deluso. C. Tutti e due. Dipende dalla situazione. D. Ne discuto con la mia famiglia. Loro sanno cosa è meglio per me. Chi si fida della propria testa ottiene 30 punti. Se ascolti il tuo cuore, prendi 20 punti. Se ti fidi di entrambi, eccoti 40 punti. Se devi consultare la tua famiglia, allora prendi 10 punti. Avevi programmato di vedere la tua band preferita con il tuo migliore amico, ma non si sente bene e non può venire. Cosa fai? A. Vendo i biglietti. Se lui non può andarci, non ci vado nemmeno io. B. Vado comunque, invierò al mio amico 500 video e gli porterò un souvenir. C. Dirò al mio amico che non andrò senza di lui, ma ci andrò di nascosto. D. Ne discuterò con il mio amico e inviterò qualcun altro. Lui capirà. L'opzione A ti dà 20 punti. La B vale 10 punti. La C ti dà 40 punti e la D 30 punti. Cosa pensi che dicano di te le persone alle tue spalle? A. Che sono una persona meravigliosa e un amico leale. B. Penso che potrebbero essere gelosi del mio aspetto e della mia carriera. C. Non sono una persona semplice. Probabilmente pensano che io sia un po' arrogante. D. Hanno troppa paura per dire qualcosa su di me. Sanno che se lo scoprissi mi arrabbierei molto. Se hai scelto la A, ottieni 10 punti. La B ti dà 30 punti. Per la C segna 20 punti. E la D vale 40 punti. Cosa pensi che apprezzino gli altri di te? A. Il mio senso dell'umorismo. Aiuta in tante situazioni. B. La mia disponibilità ad aiutare gli altri. Non deludo mai un amico. C. La mia capacità di dare buoni consigli. So sempre cosa dire e cosa fare. D. Il mio essere fico. Ho così tante storie divertenti da raccontare. La A vale 20 punti. La B ti dà 10 punti. Per la C aggiungi 30 punti al tuo punteggio. La D vale 40 punti. Qual è la tua più grande paura? A. Il buio. Credo che ci sia un mostro che vive sotto il mio letto. B. Il fallimento. Voglio avere successo nel campo del lavoro e fare un sacco di soldi. C. Essere solo. Non sopravviverei senza il mio partner e i miei amici. D. I serpenti. Non sai mai cosa hanno in mente. Se hai paura dell'oscurità, prenditi 30 punti. Se il fallimento ti spaventa, segna 20 punti. Chi ha paura della solitudine ottiene 10 punti. Se i serpenti ti spaventano, allora prenditi 40 punti. Quale lavoro ti dà più fastidio? A. Fare i piatti. È così noioso. B. Stirare. Ci vuole un'eternità e non sempre vengono bene. C. Tagliare il prato. Preferirei coprirlo di cemento. D. Fare i compiti. Ho assunto delle persone che me li fanno. La A ti dà 40 punti. La B vale 10 punti. Per la C prendi 30 punti. E la D vale 20 punti. Hai avuto una brutta giornata. Cosa può renderla migliore? A. Una pizza e un film comico. A forza di ridere scaccerò la tristezza. B. Una lunga passeggiata al parco. La natura mi aiuta sempre. C. La palestra. Butterò fuori lo sconforto. D. Fare acquisti. Lo shopping è la mia terapia. L'opzione A vale 10 punti. L'opzione B ti dà 40 punti. Per la C prendi 30 punti e la D vale 20 punti. È ora di sommare tutti i tuoi punti. Nel caso in cui tu abbia totalizzato da 150 a 230 punti, la parola che più ti rappresenta è gentilezza.
Sei incredibilmente premuroso e compassionevole. Provi empatia verso tutti e non smetti mai di sorridere. Diffondi energia positiva e ottimismo. Ecco perché sei così adorabile. La tua più grande paura è rendere tristi gli altri, quindi non sei molto schietto. Ricorda che a volte devi dire la tua. Se hai totalizzato tra 240 e 330 punti, sei super intelligente. Conosci la risposta a qualsiasi domanda e hai una forte opinione su tutto. Ti piace risolvere i problemi e non smetti mai di imparare. Altri si rivolgono a te per consigli perché tu sai sempre cosa fare. Sai tenere sotto controllo le tue emozioni e sei sempre educato. Quelli che hanno ottenuto da 340 a 420 punti sono molto sicuri di sé. Sei ambizioso, laborioso e produttivo. Qualcuno potrebbe dire che sei testardo, ma ti poni degli obiettivi e li raggiungi, quindi va bene così. Sei diretto e dici sempre quello che pensi, anche se può non piacere. Le persone ti rispettano e per loro la tua opinione è importante. Hai ottenuto da 430 a 510 punti? Complimenti, sei esilarante! Puoi far ridere anche la persona più scontrosa. Sei l'anima di ogni festa. Il tuo carisma ti porta ad avere molti amici. Sei sempre di buon umore e trasmetti felicità agli altri. Sei un ottimista al 100% e vedi sempre il lato positivo della vita. Se il tuo punteggio finale è di 510 punti o più, sei libero e indipendente. Hai un cuore selvaggio, quindi la noia è la cosa che ti spaventa di più. Sei pronto per qualsiasi avventura. Non ti fai mai condizionare dall'opinione degli altri. Pensi fuori dagli schemi ed esprimi le tue emozioni attraverso l'arte.